Il Regno Unito è ancora sconvolto dall'annuncio in video di Kate Middleton, che ha rivelato in una trasmissione nazionale di essere affetta da un tumore. La principessa del Galles e consorte dell'erede al trono William non ha specificato la localizzazione del tumore, ma ha comunicato che la diagnosi è stata confermata dopo l'operazione all'addome subita a gennaio presso la London Clinic e che ha già iniziato il trattamento chemioterapico. Questa dichiarazione è stata necessaria per porre fine alle polemiche scaturite dalla foto falsa con i figli, dissipando ogni dubbio o teoria complottista riguardante lei e la famiglia reale. È stata Kate Middleton stessa a decidere di parlare pubblicamente, prendendo questa decisione 2 settimane prima, durante i giorni del Photogate e del tumulto mediatico che ne è conseguito su di lei, su suo marito William e sulla famiglia. Ha scelto di farlo per proteggere i suoi figli dalle domande incessanti che inevitabilmente sarebbero arrivate da ogni direzione, soprattutto a scuola. La notizia ha naturalmente scosso tutti i membri della sua famiglia, soprattutto la madre, Carol Middleton. Jenny Bond, giornalista della BBC, esperta di affari reali, intervistata dal quotidiano The Mirror, ha rivelato: "Dovremmo anche prendere in considerazione un'altra madre. Carol Middleton. Catherine può avere 42 anni, ma è ancora la bambina di Carol. E vederla affrontare tutto questo e resistere alle continue pressioni mediatiche non deve essere stato semplice." Sempre intervistata dal Mirror, Bond punta il dito contro i complottisti. Tutti sanno che Carol e Kate hanno un legame molto forte. Nel corso degli anni la signora Middleton è stata una figura fondamentale per la principessa e i suoi bambini. Credo che anche lei stia soffrendo molto in questo momento e abbia bisogno di rassicurazioni. Per Kate il benessere dei suoi figli è la cosa più importante. Lei e il principe William hanno subito una quantità incredibile di critiche per non essersi espressi prima di quanto hanno fatto. Ora quei complottisti dovrebbero vergognarsi e abbassare la testa.